Ciao a tutti, vi parlo di diritto alla scelta della cura, forse al rifiuto della cura. Secondo me ogni persona adulta, diciamo, ha diritto di rifiutare una cura, perché per motivi etici, perché la ritiene invasiva. Per esempio, possiamo pensare all'accanimento terapeutico nel caso di una persona anziana che comunque è un malato terminale, oppure anche per motivi religiosi. Per esempio, i testimoni di Geova si rifiutano, la loro fede gli impone di rifiutare le trasfusioni di sangue. E anche un motivo che secondo me è altrettanto valido riguarda invece la scienza, l'evoluzione della specie, perché stiamo andando verso una razza umana, una specie umana, non so come si chiama, sempre più debole, che deve sempre più fare affidamento sulla medicina per star bene, per sopravvivere, per riprodursi anche. Pensate ai parti col cesareo, ma questa è la cosa forse meno toccante, ma c'è tutta una serie di medicine, di farmaci che noi assumiamo, a volte necessari, a volte no, ma che comunque secondo me alla lunga indeboliscono la specie. Ecco, una cosa molto molto brutta da dire, me ne rendo conto, che l'evoluzione si basa sulla selezione naturale, ovvero sul fatto che gli individui più deboli muoiono, non riescano a raggiungere l'età riproduttiva. E ora noi abbiamo una popolazione, pensiamo alle popolazioni che vivono in Africa, che fanno molti figli, dei quali molti muoiono e pochi sopravvivono, però quelli che sopravvivono sono belli forti, generalmente. Ecco, sto generalizzando, è chiaro. Noi facciamo uno o due figli quando va bene e ovviamente li amiamo, facciamo di tutto perché sopravvivano, però magari sono un po' debolucci. Ecco, questo secondo me alla lunga porta a un indebolimento della specie, di tutta la specie umana. Con questo non voglio esortare nessuno a non curare i propri figli. Se succedesse qualcosa ai miei figli, io sono il primo che farei di tutto per farli star bene, questo è assolutamente naturale. Però io credo che a livello legislativo sia importante permettere ai genitori di scegliere, i genitori nel caso di bambine, ma alle persone adulte, a loro stesse, di scegliere se accettare alcune cure, se rifiutarle, come essere curati, se lasciarsi morire se vogliono. Ecco, questo secondo me è una cosa importante, perché alla lunga io ritengo inevitabile, se continuiamo così, l'indebolimento della nostra specie. Bisognerebbe invitare le persone a fare più figli, questo sicuramente, e forse fare meno affidamento sulla medicina. Un tema controverso, anch'io forse non ho le idee del tutto chiare su questo, però a naso così il mio sentimento è questo. Buona giornata a tutti, ciao.